Stop a Giocampus Scuola. Per ora viene sospeso il progetto che ha permesso ad oltre 7.000 bambini delle scuole primarie di Parma di fare attività motorie e di imparare una corretta alimentazione. La decisione per divergenze di vedute, soprattutto sul percorso di educazione alimentare, che vede da una parte Barilla, Cusparmo, Università e CONI e dall'altra l'amministrazione Pizzarotti. Stop a Giocampus Scuola, per ora viene sospeso il progetto che ha permesso ad oltre 7.000 bambini delle scuole primarie di Parma di fare attività motorie e di imparare una corretta alimentazione. La decisione per divergenze di vedute, soprattutto sul percorso di educazione alimentare che vede da una parte Barilla, Cusparma, Università e CONI e dall'altra l'amministrazione Pizzarotti. Il progetto interessava le scuole primarie di Parma e, visti i tagli ministeriali e la pratica dell'educazione fisica, è stato l'unico strumento in grado di conservare all'interno degli istituti cittadini una sana attività motore ed una corretta alimentazione. Ora però Giocampus Scuola si ferma per oltre 7.000 bambini. Durante i recenti incontri tra i membri dell'alleanza educativa di Giocampus, il Comune di Parma ha infatti espresso la volontà di ristudiare i contenuti del progetto, con particolare riferimento al percorso di educazione alimentare. Da qui lo stop di Barilla, Cusparma, CONI, Università degli Studi di Parma, membri delle alleanze educative insieme al Comune e all'Ufficio Scolastico Regionale, in attesa di conoscere proprio le decisioni dell'amministrazione Pizzarotti. Oltre 1.350 iscritti su Facebook per dire no alla sospensione del progetto Giocampus, nato 11 anni fa legato all'attività motoria nelle scuole primarie di Parma. Vola su Facebook il tam tam per salvare Giocampus, siamo già oltre 1.350 persone che hanno aderito. Giocampus è un patrimonio da salvare, lo dico una gran voce su Facebook, almeno 1.350 persone, e il numero è destinato in fretta ad aumentare. Vola il tantam in rete sul progetto Giocampus Scuola, che da 11 anni garantiva l'attività motoria con personale specializzato nelle scuole primarie di Parma. Sono soprattutto i lavoratori che ha lavorato per tanto tempo con i bimbi ad un progetto di valore certificato che puntava sull'importanza per gli scolari dell'attività fisica ad inviare messaggi di rabbia e preoccupazione.